Buongiorno chitarristi, io sono Filippo e oggi faremo un video un po' particolare. Vi porterò con me dentro un giorno dentro un'orchestra, l'orchestra dell'Emilia Romagna che performerà giusto stasera la prima dell'Otello in cui mi hanno chiamato a suonare. Vi porterò un pochino con me dentro questa esperienza nuova per le chitarre, soprattutto perché le opere che contano degli interventi di uno strumento del genere sono veramente poche, quindi ci tenevo a portarvi con me. Cominciamo! Cercherò di tenere aggiornato come posso questo diario di bordo, considerando che poi in teatro sarà un pochino più difficile riuscire a registrare, considerando tutti i musicisti che ci sono. Però per il momento sono 3:30 in punto, sono a casa, le prove per mandolini e chitarre sono fissate per le 18 per iniziare poi a suonare alle 19:30. È previsto un tutto esaurito da quello che mi hanno detto, quindi sono sicuramente contento, non troppo preoccupato, essendo che la parte che abbiamo è discretamente breve, sono circa 5 minuti di musica che visti su un'opera che dura più di 2 ore non è poi così tanto. Ovviamente per i musicisti il dress code è uno solo, quindi siamo tutti vestiti di nero. Sarà molto difficile per me farvi sentire esattamente quello che suonerò durante l'orchestra, perché non abbiamo le registrazioni e non avrei nessuno che viene proprio a filmare esattamente con un audio così specifico, quindi ho preparato un piccolo video per darvi un assaggio di quello che dovrebbe essere l'intervento della chitarra, che vedete alla fine del video, però ve lo lascerò in fondo come estratto. Continuiamo intanto con la giornata. Siamo appena arrivati a Piacenza, dove faremo poi il concerto. Sono poco prima delle 5:30, adesso ci facciamo 2 passi per arrivare al teatro e poi ci vediamo per le prove. Siamo esattamente davanti all'entrata del teatro, adesso non faccio finta di niente, mi porto dentro. Vi faccio vedere un po' come. Buongiorno. Questo corridoio, se sono sulla sinistra ci sono entrati. Buonasera. Buonasera, salve. Sono le 10:45 di sera, abbiamo appena finito lo spettacolo, sto tornando a casa con la mia chitarra, sono veramente contentissimo, è stato veramente molto bello, c'era pienissimo di gente, un sacco di applausi, un sacco di bei momenti, veramente contento. Buonasera chitarristi, io sono sempre Filippo. Come vedete sono finalmente tornato a casa, mi sono cambiato, ho mangiato un boccone dato che era praticamente alle 3 del pomeriggio che non mangiavo, stavo morendo di fame. Sono circa mezzanotte inoltrata e direi che si può chiudere così, quindi questo diciamo ripresa della giornata del mio debutto, che giudico assolutamente in maniera positiva. Sono veramente contentissimo di come è andata, abbiamo suonato bene tutti in generale, è stato veramente ottimo. La mia unica preoccupazione era che non si sentisse la chitarra dagli spalti, ma un mio carissimo amico è venuto a sentirmi, infatti saluto Ettore,
che oggi è venuto a sentire, ha detto che le chitarre si sentivano, quindi tutte le mie preoccupazioni in realtà non c'è stato bisogno di averle, è andato tutto bene. Detto questo, e vi ringrazio per aver visto il video fino a qui, e vi lascio la clip finale in cui sentirete quello che probabilmente è riuscito a sentire qualcuno che oggi è presente alla prima dell'Hotel della Vicenza. Vigilate, solenti le oneste ben create coscienze non sospettano la frode. Vigilate, scrutate le parole di desdemona. Un detto fuori con burla fede può fermare il sospetto. E qua, vigilate. Thank you.